fiera Pets Festival. All'interno di questa esposizione, dove troviamo una varietà infinita di animali, c'è qualcosa di molto particolare. Possiamo trovare alpaca e lama, un evento internazionale. Presa al volo i suoi impegni, Silvia Caletti, responsabile del Pet Festival qui a Cremona. Silvia, cosa ci proponete oggi? Beh, oggi vi proponiamo una giornata da passare in compagnia dei nostri amici animali di tutti i tipi, tutte le razze. Ci si può sbizzarrire dai conigli ai colombi, asinelli, pony, lama e alpaca, api, piuttosto che un salto nel mondo del verde, cani, gatti, naturalmente, il mondo dell'acquariologia, piccoli animali, ornitologia e ancora un po' di rettili. Spero di non aver dimenticato nessuno a questo punto. Intanto complimenti, perché nella vostra fiera finalmente si vedono tanti tanti animali dal vivo. Tanti, vero. E non questo sto vi dà... Abbiamo, esatto, più di 100 lama alpaca, 200 gatti, 300 colombi, 200 conigli. Non mi dilungo, insomma. Siamo in compagnia di Luca. Lui ha delle bellissime salamandre. Il nome tecnico, Luca? Ambistoma mexicanum, detti axolot. Perfetto, abbiamo capito tutto. Questi animali hanno una particolarità molto interessante. Molto particolare, sono unici al mondo, sono in grado di rigenerare ogni singolo organo che hanno, dalle zampe alla coda, cuore, polmoni, reni, cervello. In alcuni casi, abbastanza unici, se perdono la testa gli ricresce. In casi davvero unici possono ricrescere con due teste. Francesco Collura, Associazione Italiana Apiterapia, esatto. Ovvero ci dobbiamo far pungere, no? No, non necessariamente. Beh, lo scopo principale dell'associazione è quella di stimolare ricerca scientifica per dimostrare che i prodotti dell'alveare sono efficaci per il benessere della persona. Questo è il nostro scopo principale. Collaboriamo già con alcuni centri di ricerca e alcune università per raggiungere lo scopo. Siamo con un gatto unico in Europa. Lui è Fabiano e lui è il gatto vampiro. Esatto, lui è Pablo, è un gatto Transylvanian, è una nuova razza in via di riconoscimento dalla World Cat Federation. Potete vedere che si presenta, adesso lui è ancora cucciolo a 7 mesi, ma si presenta come un gatto di taglia media. Il colore è un black carpati, che è proprio la caratteristica di questo gatto. E dalla Transylvania alla Siberia in compagnia di Erika, bellissimo gatto. Grazie. Gatto siberiano, caratteristiche? Allora, il gatto siberiano ha la caratteristica di essere ipoallergenico, quindi di solito è famoso proprio per questo, per cui è più adatto alle persone che tendono a essere allergiche alla fel di uno. Oltre a questo sappiamo che ha un carattere meraviglioso, molto simile a quello di un cane, per cui ci si può giocare al riporto, sono molto coccoloni, seguono, fanno le feste, si possono portare in giro con la pettorina e il guinzaglio e sono veramente amabili con tutta la famiglia, quindi queste sono le caratteristiche del gatto siberiano. Siamo con il presidente della SNAIL. SNAIL, sì. Società Nazionale Lama, Alpaca e Lama. Lama. Lui è Pasquale. Pasquale, piacere. Oggi vediamo tantissimi bellissimi esemplari, no? Cosa, sì, abbiamo? Una sfilata praticamente. Oggi praticamente il nostro show annuale che facciamo, dove portiamo, ogni allevatore porta i propri esemplari, i migliori, tendenzialmente i migliori esemplari di alpaca, wakaya e suri, e li sottoponiamo al giudizio del giudice, un giudice internazionale che li valuterà. Ecco, siamo con Fabio. Fabio, tu sei appunto un allevatore di questi bellissimi animali. Questi animali li utilizzate anche per fare dei capi? Noi sì, facciamo la produzione fatta a mano, fatta ai ferri o a macchina, per produrre da berretti, scaldacolli o maglioni. Cosa vuol dire? Che impegno ha allevare gli alpaca? Come ogni animale bisogna conoscerlo e col tempo si arriva a migliorarsi sempre di più e fare del bene. Ecco, questo è un fantastico animale perché è un animale anche mansueto, vero? Io so che fanno anche una specie di terapia, no, con gli alpaca, qualcuno. Sì, la chiamiamo impropriamente pet therapy, sì. È più opportuno chiamarla interventi con assistiti con gli animali. È un animale appunto che si presta per questo tipo di attività perché comunque non è aggressivo, è docile e poi, come potete osservare, insomma, la sensazione tattile che si ha
quando ci, si accarezza questo animale, comunque in fondo è rilassante. È rilassante. E in compagnia di Gregori e di Pogona Barbuta, da Cremona Fiera, Pets Festival, è veramente tutto. Andrea Evans, TG Evans.